Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Trentino, sui Lagorai, per la precisione a Palù del Fersina, un posto molto conosciuto da queste parti. Abbiamo lasciato l'auto in un piccolo parcheggio vicino alla piazzola dell'elicottero. È un posto molto noto da queste parti, bisogna arrivare un po' prima di Frottene e girare a destra, venendo da Pergine Valsugana. La nostra intenzione è quella di fare un giro ad anello che passa per il lago Erdemolo e per il rifugio Sette Selle. E tanto per cominciare, seguiremo il sentiero 325A. Dopo un tratto su mulattiera, un paletto col segnavia bianco-rosso ci invita a uscire e a seguire il sentiero, che però è praticamente parallelo alla mulattiera in questo momento, probabilmente taglia. E infatti, dopo circa 200 metri, torniamo sulla mulattiera. Praticamente il sentiero è come la scorciatoia. Siamo arrivati al termine del sentiero 325A. Qui confluisce da sinistra, da quella parte, il 325, che è quello che viene dal parcheggio a pagamento di Frotten. Adesso noi seguiamo proprio l'ultima parte del 325 per il lago Erdemolo. Eccoci arrivati al lago Erdemolo. Da quella parte c'è anche l'omonimo rifugio, il rifugio Erdemolo, che però è chiuso da parecchi anni e non si sa quando lo riapriranno. Adesso ci aspetta un lungo traverso quasi in quota per il sentiero 324, che ci porterà a tagliare tutto il fianco occidentale di questa parte di Lagorai, con spettacolari visioni sulla zona occidentale del gruppo. E arriveremo al rifugio Sette Selle, e questo sì è aperto.
lamponi. Lamponi? Sì, grazie. Buoni. Che buoni. Piccoli. Siamo arrivati al termine della lunga e bellissima traversata che collega il lago Erdemolo con il rifugio Sette Selle, che è qui a 20 minuti. Volendo da qui si può già scendere giù al punto di partenza, ma noi andiamo fino al rifugio. Ecco, dopo aver fatto una capatina a rifugio Sette Selle, siamo tornati all'ultimo bivio, a 5 minuti dal rifugio, e abbiamo deciso di scendere al punto di partenza attraverso il 343, non è l'unica possibilità, e passeremo per la Croce dell'Aner. Ecco qui, questo alle mie spalle è il grande parcheggio che è alla fine della strada dove c'è Frotten, ed è un parcheggio a pagamento. Adesso noi lo raggiungiamo e poi ci riagganciamo per l'ultimo tratto del sentiero di questa mattina. Bene, abbiamo chiuso qui l'anello di oggi. Adesso basta scendere per una decina di minuti e si torna al parcheggio libero in cui abbiamo lasciato l'auto questa mattina. Il giro è stato veramente molto bello, soprattutto nella parte che va dal lago Erdemolo al rifugio Sette Selle. Ed è un vero peccato che il rifugio Erdemolo sia ormai chiuso da tanti anni e che nessuno lo riprenda in mano. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie
e alla prossima escursione con Antelacus.